È strano che in un momento della storia in cui il re o le regine sono rari, in Europa ci saranno 4 o 5 monarchie, poi sono tutte repubbliche, e le stesse monarchie che ci sono sono di tipo costituzionale, cioè il re e la regina hanno una loro dignità analoga a quella del nostro Presidente della Repubblica, ma non hanno effettivo potere, non possono fare leggi, non possono dare ordini di esecuzione delle leggi, non possono decretare assoluzione o condanne per coloro che non osservano la legge. E è strano che in un mondo in cui ci sono per lo più repubbliche, spesso soltanto nominali, perché molte repubbliche del mondo non sono repubbliche, sono decine e decine gli stati del mondo che sono governati da dittature spesso spietate. Abbiamo visto le scene in Pakistan, abbiamo visto l'invasione dei talebani in Afghanistan, abbiamo visto le ribellioni delle donne in Iran. Quelle non sono repubbliche, sono, diciamo, dei lager sotto forme di apparenze di carattere civile. È strano che la Chiesa continua ogni ultima domenica dell'anno liturgico a celebrare la festa di Cristo, Re dell'universo, per meglio spiegare il giorno in cui si celebra questa festa. Faccio un cenno, la maggior parte di voi probabilmente non ne hanno bisogno, ma sempre è utile un ricordo. L'anno, secondo, diciamo così, il vivere civile, comincia il 1° gennaio con il Capodanno. Secondo, diciamo, la scuola comincia a ottobre, quando almeno in Italia, quando cominciano le scuole, l'anno scolastico. All'università comincia a novembre, si chiama anno accademico, cioè l'anno giudiziario, l'anno militare, ogni categoria ha il suo anno. La Chiesa ha pure il suo anno, che comincia tra la fine di novembre e i primi di dicembre. Non è sempre lo stesso, perché si contano le domeniche prima di Natale, che sono 4, si chiamano Avvento, significa la venuta di Gesù, bambino, sulla terra. La domenica prima, la prima domenica di Avvento, è l'ultima dell'anno che era passato, che si chiama la festa di Cristo, Re dell'universo. Di che regno si tratta? Ce lo spiega Gesù nel suo colloquio con Pilato, quando gli dice: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei soldati verrebbero a difendermi, ma il mio regno non è di qua giù. Io sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Allora, qual è il regno di Gesù nel mondo? Quali sono i suoi sudditi?
Qualcuno dirà, noi che siamo in chiesa, no? Perché i sudditi di Gesù sono coloro che seguono la sua verità. Andare in chiesa è una delle verità che Gesù ci ha insegnato. Spesso capita che quando faccio le istruzioni prima del battesimo, qualcuno mi dice: io in chiesa non ci vado mai. Qualche padrino, per esempio, qualche madrina, a volte anche genitori, perché io il Signore lo prego nel mio cuore. E io rispondo: e se tu dicessi a tua moglie io ti amo nel mio cuore, ma la sera non rientri a casa e la domenica non mangi con lei e con i tuoi figli, tua moglie di questo tuo cuore che tu dici hai per tua moglie, che se ne fa? Che c'entra questo? Come che c'entra? Il Signore non è che è un fantasma, non è che è un'idea, non è che è una fisima, non è un mito. Il Signore è una persona reale. Ha un nome che si chiama Gesù ed ha, Cristo non è un cognome, Cristo è un titolo, Cristo, l'unto, colui cioè che ha ricevuto da parte del Padre suo una missione grande, quella di conquistare tutto il mondo, non a un regno terreno. La Chiesa non ha estensione, purtroppo nel passato l'aveva. Ho finito di leggere stamattina proprio un bellissimo romanzo di una scrittrice spagnola dove si deprecava il fatto che la Chiesa avesse una volta un regno, il Papa era un re, fino a Pio IX e fino a 1870 il Papa era re di una monarchia che prima della seconda guerra d'indipendenza comprendeva la Romagna, cioè parte dell'Emilia Romagna, le Marche, l'Umbria, il Lazio e mi pare, se la memoria non mi tradisce, parte dell'Abruzzo. Un regno vasto. Dopo il regno di Napoli era il regno più esteso. Ma era una cosa sbagliata. Tant'è che poi, il governo del Papa si è ridotto a un piccolissimo stato, il più piccolo del mondo. Il Vaticano è uno stato più piccolo del Principato di Monaco e della Repubblica di Andorra o di San Marino o della Repubblica del Liechtenstein, cioè la Svizzera e l'Africa e l'Austria. Tanto per proteggere il Papa da eventuali attentati, forse un giorno non ci sarà neanche più la città del Vaticano, forse. Non lo, qualcuno potrà dire Padre Giacomo è pazzo, no. Quello che sto dicendo io, prima di me, lo ha detto 30 anni fa un grande scrittore, un grande teologo tedesco, il cui libro La terza chiesa alle porte io mi sono divorato nel giro di mezza giornata, un libro così. Una delle ipotesi che faceva quel teologo era appunto che un giorno forse non esisterà più la città del Vaticano, proprio per dare un segnale al mondo che Cristo è re, però in senso proprio perché conquista e attira la gente per la forza della verità, non perché
perché batte francobolli, non perché batte moneta, non perché ha un territorio per quanto piccolo. La verità. Questo evidentemente ci porta a una riflessione rigorosa, a un rigoroso esame di coscienza. Tutti noi dobbiamo fare un esame di coscienza. Io sono suddito di Gesù Cristo, re di verità, che sono una persona che per la verità si farebbe pure ammazzare, come facevano e fanno i martiri. Se il regno di Gesù è un regno di pace, io sarei pronto a far, non ad ammazzare per fare la pace, come dicono i governi. Andiamo i soldati a combattere per la pace. Ma che pace? Vanno i soldati, se i soldati combattono e sparano, vanno per ammazzare, non per la pace, vanno per la guerra. Il fatto stesso che noi col regno di Gesù di verità, di giustizia e di pace ancora non abbiamo capito questo e ancora utilizziamo armi e ancora abbiamo militari e ancora abbiamo gente che ammazza e gente che purtroppo si fa ammazzare, ma non perché sono martiri, ma non perché dicono come una volta o rinunzi a Cristo o ti ammazzo, e loro rispondono meglio morire che rinunziare a Cristo, non in questo senso. Si dice che l'Ucraina è una nazione martire. Quale martire è martire? Chi ne ha tanto tra i fucili, le carri armate e dei missili che vanno a invadere pure la Polonia, che non c'entra? Allora, è la verità. Ciascuno di noi deve rigorosamente farsi un esempio se nella sua vita, quando si profila un bivio, cosa scelgo, cosa devo fare, come mi devo muovere, con chi devo lottare, io lotto con chi mi dice la verità, con chi dice la verità, con chi fa la verità, con chi è la verità. E solo Gesù ha detto, io sono la verità. Ma quanti di quanti di noi si può dire, è un uomo che segue Gesù Cristo sempre, a qualsiasi costo, con qualsiasi sacrificio, con qualsiasi taglio che deve fare nella sua vita? I tagli noi non sappiamo fare. Noi seguiamo spesso il sentimento, la simpatia, il mi piace, il mi sente, non mi sento, con questo ritornello continuo che mi fa impazzire. Io mi stacco da mia moglie e la lascio perché non sento più niente per lei. Ma non si è detto che il sentimento è quello che detta l'amore? Ma dove è scritto nella Bibbia? Mai! Non c'è un solo posto nella Bibbia che si dice questo. Mai! Eppure il sentimento, il piacere, la simpatia, il divertimento, i soldi, e il regno di verità che noi seguiamo, o il regno dei soldi, o il regno degli interessi, o il regno dell'utilità, o il regno della comodità, cosa seguiamo? Il Vangelo parla chiaro. Il terrorista non era un ladrone, il Vangelo non li chiama mai ladroni, i due che stavano accanto a Gesù. Era un terrorista che dice a Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Qualcuno dirà, si è giocato l'ultima carta e si è affidato al Signore perché ormai era morto. Non è questo, ha avuto fede. Anche l'altro era in croce, ma l'altro lo bestemmiava. L'altro avrebbe voluto che Gesù salvasse se stesso e salvasse lui, ma Gesù ha voluto morire anche per colui che lo bestemmiava, con la differenza che chi lo bestemmiava non ha raccolto nel suo cuore, nella sua vita, la salvezza portata dalla morte di Gesù. L'altro sì,
l'altro capì, l'altro afferrò, l'altro ebbe fiducia in quell'uomo che era il figlio di Dio e che aveva predicato l'amore. L'altro capì quello che fosse nessuno, come lui aveva fino ad ora capito. Capì che Gesù era Dio. Il Vangelo ci dice una cosa impressionante. Neanche tu credi in Dio, pur vivendo la stessa, pur essendo condannato alla stessa sorte. Chi è che è condannato? Gesù. Allora il terrorista credette prima di morire che quello che stava morendo era Dio. Lo credessimo noi come l'ha creduto il terrorista, che Gesù è Dio e che vale la pena seguirlo a costo di qualsiasi cosa. Siamo dei cristiani piccini, mediocri, come mediocri il popolo che stava a guardare. Che impressione fa sta parola? Il popolo stava a guardare. Tutti coloro che stanno a guardare sono complici di quelli che bestemmiano. E se noi non ci impegniamo con tutte le nostre forze a seguire Cristo Gesù con la sua verità e col suo amore, noi siamo come il popolo che stava a guardare Gesù che moriva e stava inerte, senza manco spendere una parola. Speriamo che, per quanto peccatori possiamo essere, seguiamo l'esempio del terrorista che ebbe a dire conducimi con te quando entrerai nel suo regno. Perché io voglio la tua verità, voglio il tuo amore, non mi interessa niente di quello che esiste nel mondo, perché mi interessa il tuo amore. E chi capisce che Gesù ama e si inserisce nel circuito del suo amore, quella è la persona giusta, quella è la persona felice, la persona che vuole e cerca la verità.